Non ha lasciato mancia, quel porco di Marzak? No. Con tutto quello che guadagna. La prossima volta sputali sulle patatine. Oggi a pranzo non ho potuto fare a meno di passare all'hotel. Ancora? Ma perché lo fai? C'era sempre la solita clientela. C'era anche Sophie Courcel. Sempre allo stesso tavolo, sempre così ubriaca. C'erano anche Carole e Simon Laurenti, il fratello di quello stronzo che ha falsificato il contratto. Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi. Che razza di vigliacchi. Durante la guerra, quelli là... Signora Giulia... Signorina. Buongiorno, Lionel. Non mi guardi così. Prenderò soltanto un antipasto. Giulia... Cosa? Non ho neanche più il diritto di mangiare nel mio ristorante? Ti fai del male per niente. Chi l'ha assunta, Lionel? È stata lei, signora. Ah, ecco. Che cosa c'è? Vuoi picchiarmi? Ah, no, dimenticavo. Mai davanti ai clienti. Lo facevi dietro le quinte, tu. Bene. Non ti preoccupare, me ne vado. Ti ringrazio. Io lo distruggo. Tu però non devi continuare a pensarci, devi andare avanti. Sentitelo. Hai passato una bella serata. Luca, ne prendo un altro. Ok. Ma lei ti vizia, almeno. Non usciamo quasi mai. Non le piace rendersi conto che più nessuno la riconosce. Perché io ti viziavo, eh? Ti ricordi che weekend? Roma, Firenze, Positano. Ciao Luca, a domani. Ciao, ciao. Neanche te lo propongo di rientrare insieme. Vorresti? No. Quello che vorrei è che lo volessi tu, ma... Sai, non ho più i mezzi. Buonanotte.